Ok, ciao. Il discorso delle inversioni abbiamo già fatto in passato molte lezioni di ripasso approfondite, ma non magari approfondite come nel corso dei tempi serve, in base agli impatti di allievi che abbiamo nel nostro percorso, in cui magari alcune cose ci rendiamo conto di doverle rivedere, migliorare anche. E questo magari è uno di quei momenti in cui alcune cose le vogliamo rivedere e mettere a disposizione anche di, come facciamo spesso, anche di chi non ha una opportunità di potersi confrontare in determinati ambiti didattici. La prima cosa da tenere quindi brevissimamente facendo un retropasso, facendo un passo indietro, pardon, su quello che è la costruzione di un CHORS, lo sai benissimo, qua non c'è bisogno di sottolinearlo, avanzeremo ovviamente per le terze, in inversione, le forme fondamentali saranno divise in tre settori, anche sul discorso delle forme, perché ovviamente noi avremo a che fare con questa sezione, ovviamente delle corde che noi definiamo interne, dalla corda dell'A, Re, Sol e Si, dalle successive ai cantini, ad esempio in questo caso dallo stato fondamentale, dalla corda del Re, Sol, Si e Mi cantino, o quando ad esempio lo spostiamo al basso, dalla corda del Mi grave, dal Re, dal Sol al Si cantino, al Si ovviamente perché il Si è l'unica che c'è a vuoto. Non prendiamo di solito in uso nel nostro stile chitarristico questo tipo di stati fondamentali, no? Ad esempio il delta non lo suoniamo così, perché noi la quinta dal basso la spostiamo al canto. Ma per quale motivo? Perché di solito è un po' di più nella chitarra classica che poi le inversioni che si susseguono da questa root form, perché la root form è quella dove noi abbiamo la tonica al basso, non è importante le sequenze di intervalli che ne derivano dalla tonica, perché ok, in questo caso ovviamente avrò tonica, quinta, settima e in questo caso poi terza al canto, ma la root è indicata da ciò che sta al basso, in questo caso ovviamente avrò una second inversion, quindi come ben vedi ho una quinta al basso, in questo caso ancor meno gradevole, proprio per proprio l'eccessivo suono pastoso, no? Se lo suono proprio in questo, proprio in fase in questa armonizzazione completa è proprio poco chiara, proprio poco limpida. Cosa diversa, ad esempio, se io tendo a spostare la terza in rapporto alla settima di quarta, la sposto al canto. Allora ecco che apro un po' di più. Allora la terza inversione non la suono così, chitarra classica magari può essere arpeggiata, per cui magari può avere un senso diverso, corde più larghe, una manualità di diversa natura, ma soprattutto proprio per una sonorità più delicata, più omogenea, in questo caso noi le spostiamo al canto, quindi non solo per un valore proprio di arrangiamento polifonico, perché ho la necessità, grazie alle inversioni, di poter arrangiare in base a quello che ci sarà, ai canti che mi serve nelle melodie, ma soprattutto anche proprio per una questione stilistica dello strumento. Nella musica classica noi arpeggiamo molto spesso, non abbiamo una necessità di accompagnamento come magari nelle chitarre pop, rock, funk, jazz o di altra natura. In questo caso per cui la terza inversione la utilizziamo in questo modo, come in questo modo, come in questo modo, indipendentemente da quello che ci possa essere al canto, perché in questo caso abbiamo sempre una tonica, in questo caso ovviamente avremo una terza, però al basso avremo sempre un Si. Per cui vedi che lo stato fondamentale in queste compatte diventa in questo modo, ovviamente anche in questo caso vedi che la first inversion diventa un po' strana. Ovviamente per quanto possa sembrare poco comoda, in questo caso ha una sonorità più interessante. Anche in questo caso noi andiamo a spostare quelle che sono le first inversion in questa modalità. Per cui facendo un piccolo passo indietro, abbiamo definito che A
la D, la G e la B, le interne, per quello che sarà la root, la first, la second e la third inversion. La D, la G, la B e la I al canto, per ovviamente sempre la root form, la first inversion, la second e la third, ovviamente la I al basso, la D, la G e la B per second inversion, third root form e first inversion. Ora, te le mostro semplicemente facendo un esempio in Do, come lo mostriamo nelle diteggiature, che senza nessun problema poi metto anche sul blog, come abbiamo fatto credo in passato, o forse se in passato sul blog non ci sono, le mettiamo a disposizione per chiunque, perché non se lo possono permettere, per cui noi lo facciamo più che volentieri, per tutte quelle persone che non hanno l'opportunità di potersi recare nelle strutture che costano anche troppo e non ti danno dei servizi che sono gradevoli in questo senso. Questo ovviamente è uno stato fondamentale e lo sai benissimo il perché, il concetto adesso non dobbiamo rispiegarti tutta questa cosa perché sennò non saresti nemmeno qui a guardarti il discorso delle inversioni. Stato fondamentale root form, first inversion, ovviamente dinamica distribuita dal design. E lo vedi in spiegazione. Per cui già ovviamente sicurezza, appeal, distribuzione delle diteggiature, ovviamente in questo caso suonato in questo modo, ovviamente seconda inversione. Ora arriveremo a vedere anche cosa succede, e il perché stiamo mostrando questa cosa. Terza inversione, ovviamente spostiamo quella che è la settima al basso, ovviamente. Vedi proprio la first inversion di una triade spostata a settima al basso, per cui c'è anche un ritrovo di quello che era fondamentalmente il discorso delle triadi nelle sue inversioni. Se ci pensi bene, seconda inversione di Do, stato fondamentale, prima inversione, second inversion, per cui prima inversione, ammetto la settima al basso, ottengo una terza inversione. Ok, per cui queste già da suonare comunque a click e devi essere in grado di poterle suonare, che siano in arpeggiate, che sia comunque in qualsiasi modalità, farli in maniera pulita e con una certa autonomia, sempre rimanendo in questa tonalità. Per cui che cosa mi deve essere chiaro e non mi stanco mai di ripeterlo al mio interlocutore, ed è la stessa cosa che non mi ricordo se mi è stata spiegata nella seguente maniera, ma è una cosa che mi ha profondamente colpito sull'asse del manico. Non è importante una volta che capisco le distanze geometriche, perché ovviamente se io mi metto qui a suonare una first inversion, che di solito è la prima posizione, no? Che lascia come il discorso delle triadi late nelle distanze aperte, perché fondamentalmente la triadi lata viene spacciata come una cosa, ma in realtà è una minchiata, perché è una derivante, se ci pensi bene, delle inversioni degli accordi, togliendo le settime. È importante visualizzare dove sono le toniche. Perché se io penso prima inversione di Sol, innanzitutto vedo, parlo di questo settore, no? Di queste strings, penso dove sono, a dov'è la tonica. Allora dico, ok, ecco la diteggiatura. Ok? Tac, l'ho posizionata. Poi è chiaro che questa cosa, a volte dico, non bisogna essere dei cyborg, no? Perché gli errori, per l'amor del cielo. Ma su questa cosa devi lavorare molto con il click, essere e pretendere un certo tipo di livello di non errore sul discorso della dinamica, della trasposizione. Per cui la prima cosa da fare è dire, cacchio, devo trasportare le inversioni o gli stati fondamentali, dire secondo rivolto maggiore di un G, se questa era la prima inversione, il secondo rivolto maggiore, se ho imparato che questo è una second inversion maggiore di Do, la trasporto. Se questo è il disegno di una second inversion in triade, metto la settima al canto. La senti anche la sonorità. La seven di Do che cosa sarà? Di Sol, pardon. E la vedi proprio, che è la seguente. E allora vedi che ho proprio traslato. Perché vedi F sharp e l'ho traslata proprio in questo modo.
perché non può essere un fa naturale, altrimenti parleremmo di una dominante, no? Non è naturale, è una sharp diesis, fa diesis, sembra una sciarpa. Queste cose poi mi vengono in mente perché nel corso del tempo quando guardavo gli accordatori, no? L'F sharp o la flat, per cui nel senso, in questo caso abbiamo ad esempio un sol maggiore in seconda inversione. Se penso una terza inversione, questo è un G. Ecco come mi viene in mente. Per cui i riferimenti sono le toniche. Ritornando a Do, per cui è stato fondamentale la mia prima inversione, la mia seconda inversione, la mia terza inversione. Tra l'altro, io ho uno studente che è un ragazzo non vedente, che poi prima o poi farà sicuramente qualche video dove suona le robe di Steve Vai, nel senso non è uno che suona a 22 anni, credo. Non dico ovviamente il nome, ci penserà lui a fare le sue robe, e suona di brutto, ed è uno che suona nei rapporti di 2-5-1, suona le robe tipo Giant Steps, e suona di brutto, e suona e trasporta cose di questo tipo senza vedere, perché le cose le vede nella testa. Per cui se lo fa una persona talentuosa sicuramente come lui, ma che non vede, figuriamoci una persona che deve sfruttare questo dono che è il discorso della vista. Di conseguenza è ovvio che il rapporto, soprattutto sulle locazioni geometriche nelle distanze e di vedere dove sono le toniche sul manico, è una cosa da sfruttare immediatamente. Visto questo, dire stato fondamentale su queste quattro corde. Passo successivo sarà pensare la first inversion, imparare il discorso. Trasporto compensando la distanza di un semitono sulla corda del Si in prima inversione, e questa è la cosa più importante da fare. Noi mettiamo sempre design, seconda inversione, vedi, seconda inversione triade, settima al canto, e ovviamente terza inversione, stesso discorso, triade, scusate lo zampone delle antiche di Natale dell'anno scorso, basso settima. Per cui anche questa cosa viene fatta in questo modo. Seconda inversione. Il ragionamento è identico. Questa era la prima inversione. Ciò che è al canto viene spostato, no problem, al basso. In questo momento, se al basso ho una quinta, lo definiremo come una second inversion. Se ciò che era una second inversion al basso c'era una quinta, al basso ora ci sarà una settima. Ok, avrai accanto una terza, non è questo per te motivo di riflessione per ora, perché anche in questo caso avevi una terza inversione e avevi accanto una tonica, ma è ciò che hai al basso che fa la differenza nel concetto dei discorsi delle inversioni. Nelle polifonie, negli arrangiamenti troveremo altre conversazioni che ci porteranno a fare altre riflessioni, non è ora il motivo. Terza inversione, stato fondamentale, prima inversione. Ora, quello che ci interessa è il discorso dei turnaround, e lo vediamo in questo modo. Uno, se io devo pensare chiaramente a quello che è un discorso di un turnaround, lo abbiamo visto in maniera molto già penso definita, sintetica, penso precisa. Nel tempo passato, è lo stesso discorso dei rivolti, e fondamentalmente mi piace molto, ad esempio, quando mi viene un mio caro amico a trovare su, quando sono a Milano, sul discorso di quello che sono fondamentalmente gli arpeggi in relazione agli accordi, quando definisce questo termine che ha letto da qualche parte, non mi ricordo molto bene, questi accordi liquefatti, no? Quando Enzo mi dice questa cosa, mi colpisce sempre molto questo termine, perché fondamentalmente è vero. Noi adesso poi nel corso delle settimane metteremo anche delle lezioni un po' più accattivanti, di ripasso su quello che sono, in base ad ogni inversione, metteremo nei rapporti di 2-5-1, di 1-6-2-5, di altri tipi di cadenze, 3-6-2-5, in sostituzione alla dominante 5 metteremo una 7, così da poter dimostrare in tutte le inversioni e dei rivolti delle inversioni o degli arpeggi anche le semi diminuite. Quello che
l'opportunità di stare sempre compatti in utilizzo sia con le inversioni degli accordi ma anche degli arpeggi. Cioè nella settorialità di utilizzo degli arpeggi ci sono anche quelli dei rivolti, degli accordi. Per cui la prima cosa da fare è dividere per settori anche di corde. Se io dico 1, 6, 2, 5, ti verrà ovviamente in mente in do maggiore 7, la minore 7, re minore 7, sol dominant. Per cui la prima cosa che fai di solito che cos'è? Una cosa di questo tipo, no? In maniera molto grezza. Se vuoi mantenere un voicing il più compatto e il più vicino possibile, innanzitutto non devi pensare a dover avere sempre la tonica al basso, perché non può esserti concesso, lo abbiamo già visto nel discorso delle inversioni. Allora io penso dove sono le toniche, le più vicine possibile. Parto da quello che è uno stato fondamentale. 1. Il 6 ce l'ho qui, A minor 7. E allora questo mi è ovviamente, chiaramente devo aver già fatto uno studio un po' più approfondito in quello che è Do minore 7, Do minore 7. Vedi che le forme sono un po' più complesse all'inizio, perché se questo era un Do delta in first inversion, questo era un Do dominant in first inversion, ho abbassato la 7, qua abbasso la 3rd, Do minor, minor 7 flat 5, per cui delta, la minore 7, senti proprio la cadenza che mi porta ovviamente al sesto grado della famiglia di tonica, il re è qui. Qual è quell'accordo che mi consente di avere un minor 7 al secondo grado, re minore 7 il più vicino possibile? Sarebbe ovviamente la mia terza inversione dove ho la tonica al canto. Qual era quell'accordo in cui io avevo il Do al canto? La terza inversione, chiaramente maggiore, devo abbassare sia la terza che la settima. Ergo, scusate, in questo caso ho un accordo di Do minore 7. Per cui vedi, primo grado, sesto grado, secondo grado e ovviamente il G dominant. Il primo sol fruibile è come se ce l'avessi a vuoto qui. È una prima inversione, perché nelle forme, ricalco sempre questo concetto, abbasso la settima, e allora vedi che diventano 1, 1. E ho fatto un turnaround cercando come era il discorso delle triadi quando noi facevamo 1, 6, 2 e ovviamente 5. Cercando di tenere il più vicino possibile il discorso dei voicing, no? Con le triadi è un po' più difficile, vedi che c'è un po' più di spostamento perché abbiamo una voce in meno che mi consente di tenere vicini il discorso delle voci. Allora io più aggiungo voci e più ho possibilità. Stessa cosa deve valere quando io mi sposto, nel senso 1. Vedi? Il mio 6 è perché là la mia tonica, penso alle visualizzazioni di tonica, A minor 6, A minor 7, se la minore sesta diventa un po' difficile adesso andarlo a pensare in inversione, perché poi ci sono delle, la minore, mi minore sesta equivale a un primo inversione do maggiore, no? Perché poi ci sono anche queste cose da dare delle spiegazioni. In questo caso, ma ce l'avevamo anche prima, in questo caso, vedi, era come il discorso di prima, la seconda inversione di do, ho abbassato sia la terza che la settima, allora eccolo qui, la minore settima, stato fondamentale di re, ecco, grazie al secondo rivolto, la tonica di G, G dominant, allora 1 e 6 e 2 e 5, 1 ovviamente e 6 e 2 e 5, non è che queste cose non vanno pensate, non sono, ovviamente penso che, non so dirti, sarà un secondo anno,
di livello, questo, non dopo un bambino che suona dopo 2 anni, non so dirti che tipo di livello sia di concezione, incomincia a essere una cosa dove chi si rapporta a questo tipo di didattica studia veramente un po' lo strumento, penso che, ma poi non penso nemmeno che sia una questione di jazz. Chi vuole suonare qualsiasi cosa, penso che debba conoscere la chitarra da questo punto di vista, perché la chitarra purtroppo in questo senso è un po' più complessa di altri strumenti. Che tu vuoi suonare blues, metal, qualsiasi cosa, indipendentemente dal tuo stile, queste cose le devi saper gestire a livello di voicing, perché sai e devi sapere. Chiunque poi ti dica, no, io quando suono penso alla gnocca, sono tutte minchiate, perché sennò non sei libero di esprimerti fondamentalmente. Ovviamente, primo grado, qual è il sesto grado? Vedi che la tonica ce l'ho al canto, come per il D minor 7, penso alla terza inversione. E devi essere talmente libero negli automatismi da dire il re ce l'ho qui. First inversion minor 7, e allora tu dici primo grado, secondo grado, sesto grado, pardon, faccio prima a farlo che a dirlo, e ovviamente terza inversione in dominante, G al canto, perché era come se fosse così, no? Ultima tranche, 1, stato fondamentale, perché lo vedi, A minor 7. E ovviamente adesso dov'è il G? Il G è il D minor 7. Il D minor 7 ce l'ho qui, per cui era come in La, la seconda opportunity, per cui lo vedo qua, è in stato fondamentale in G. Per cui, molto semplicemente, 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. E poi li puoi alternare. Però ad esempio, è chiaro che senza adesso voler passare alle parti esterne o esterne con il basso rivoltato, io posso pensare chiaramente 1, 6. E 2 e 5, perché vedi che ho spostato i voicing, però non mi sono mosso da qua. 1, 6, 2 e 5. E allora quanti turnaround e quanti do sto suonando in rapporto 1, 6, 2, 5? Ne suoni una quantità mostruosa, ma non è una gara, non è mai una gara, è una. È come conoscere, è come dire, più termini conosco e alla fine della fiera riesco a esprimermi meglio in quello che faccio. Poi, se tu ascolti John Lee Hooker, Robert Johnson, magari ci sono persone che con 3 termini si esprimevano comunque di addio. Io non ho così tanto talento, per cui ho bisogno di saper imparare meglio a leggere e a scrivere. Per esprimermi meglio in quello che faccio. Faccio della musica, scrivo delle cose che non sono di certo le minchiate che metto sul web per le persone che seguo e con amore e passione faccio nei giorni che ho liberi, ma per poterlo fare al meglio ho bisogno a 30 anni comunque di studiare, penso che lo farò anche a 50 anni. Poi ho degli amici che ne hanno 50 e passa, si sono rotti le palle, preferiscono andare a giocare a tennis e prendere i soldi per quello che fanno. E vanno comunque in giro a suonare, no? E poi ci sono dei talenti che comunque anche quando avevano 20 anni suonavano da paura in ogni caso, ma non deve essere una gara, no? Lo fai perché ami quello che fai e ci sono delle cose di cui hai bisogno, vita naturale durante, da assimilare per cercare di esprimerti meglio. E questa è sicuramente un'ottima base di ripasso sulla quale, tipo Fabio, se non è, ti rompo il culo, poi è chiaro. Penso che questo mi farà un ottimo feedback, la parola culo sul blog, vero? Un abbraccio.